Curare delle piante senza vaso è possibile o meno? Si può fare. Questa tecnica è chiamata Kokedama, ha origine nel 1600 in Giappone e scopriamo un po' insieme come fare. Nel 1600 in Giappone prende piede una tecnica di coltivazione molto particolare, il Kokedama, che prevede la presenza di due materiali fondamentali, il Keto, Ketsoshi, e l'Akadama. Il Keto è un terreno viscoso, un terreno appiccicoso, mentre l'Akadama è un materiale argilloso. Messi insieme questi due materiali ne usciva fuori una composta malleabile che si poteva dare una forma sferica, inserire una pianta all'interno, ricoprirla con del muschio e proprio da qui nasce il Kokedama. Tornati qui in Italia dopo la parentesi giapponese, andiamo a prendere i materiali che ci occorrono. Qui abbiamo delle zolle di muschio, una mostera ad anzone, dell'Akadama e ho fatto una miscela con del terriccio per piante verdi, quello che utilizzo io di solito. Viene del filo di juta. Alla composta già pronta vado a inserire parte di Akadama e poi vado